Benvenuti, siamo con la professoressa Giusi Toto, docente di pedagogia e didattica speciale. Benvenuto professoressa. Grazie mille. Professoressa Toto, oggi siamo qui nell'Università di Foggia perché voi avete realizzato una giornata dedicata all'apprendimento, quindi questo bootcamp. Ci spiega di che cosa si tratta? Sì, il bootcamp ricalca le attività di addestramento che gli studenti devono fare in alcune abilità e competenze e poi misurarsi alla fine delle 24 ore davanti alla giuria presentando dei lavori o dei prodotti che possono essere appunto validi rispetto all'obiettivo che si sono prefissati all'inizio della challenge o della gara. Di che cosa parliamo? Nel nostro caso della noia nello studio. Abbiamo fatto una prima parte della giornata sul metodo Bortolato che vuole sviluppare un apprendimento ludico. Nella seconda parte, cioè dalle 9 di sera in poi, abbiamo attraverso degli speech motivazionali con dei relatori scelti su varie tematiche, abbiamo provato a stimolare la curiosità, la creatività per affrontare con gli studenti universitari alcune soluzioni creative per affrontare il tema della noia nello studio, nell'apprendimento, la demotivazione e quindi raggiungere questo obiettivo nel miglior modo possibile. Ecco, voi praticamente avete avuto una partecipazione molto eterogenea perché va dagli studenti universitari, gli studenti degli ultimi anni degli istituti superiori e anche i docenti. Come siete riusciti a conciliare, a far lavorare insieme tutte queste varie fasce? In realtà è un pregiudizio tenere le persone legate rispetto alla fascia d'età. È molto più facile far lavorare non coetanei. Noi siamo abituati al contesto della classe, dove le classi sono sostanzialmente omogenee per fasce d'età, per contesti sociali di appartenenza. Invece, se vogliamo stimolare una vera integrazione, non deve essere soltanto legata a certi elementi e certe competenze, ma anche trasversale rispetto alle varie fasce d'età. Se dobbiamo raggiungere un obiettivo, sono necessarie diverse competenze, diverse esperienze. Ogni partecipante ad un gruppo deve poter produrre una diversa attività e portare la propria esperienza. Un docente ovviamente ha un'esperienza in campo di programmazione molto più ampia rispetto a uno studente. Uno studente conosce i linguaggi della comunicazione o le tecniche digitali o gli strumenti in maniera più approfondita, ma perché sono il suo pane quotidiano rispetto a un docente. E quindi mescolare competenze, fasce d'età, obiettivi, modi di relazionarsi è molto produttivo a livello di creatività e di affrontare un problema che è appunto quello dei bootcamp o degli hackathon, cioè affrontare in maniera creativa e risolvere un problema. Ecco, questo bootcamp voi è stato proprio un allenamento, i partecipanti si sono sporcati le mani in prima persona e hanno realizzato dei lavori. Sì. Perché questa metodologia proprio di far sì che i partecipanti siano attivi in tutto il processo e quindi non solo passivi dal punto di vista della didattica? Allora, noi professiamo tanto la centralità dello studente e il learning by doing. Però spesso io non sono contraria alla lezione frontale perché serve se dobbiamo trasmettere un contenuto, quindi è fondamentale, ma non può essere l'unica scelta didattica. La lezione frontale noi possiamo utilizzarla quando dobbiamo appunto approfondire un argomento, ma lei si immagini fare 9 mesi all'anno per 5 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, sempre solo didattica frontale, annoierebbe qualunque soggetto, non soltanto un ragazzo adolescente, se parliamo di scuola secondaria di secondo grado, o preadolescenti se parliamo di scuola secondaria di primo grado. Quindi soltanto utilizzare una metodologia didattica all'interno dei contesti della scuola, necessariamente, anche noi adulti, siamo annoiati. Quindi come università vogliamo, e quindi proviamo a stimolare la riflessione anche nelle scuole, proporre metodologie didattiche diverse che stimolino la motivazione, l'apprendimento, il successo scolastico, ma anche il desiderio di venire nell'università per apprendere, per conoscere coetanei e sviluppare quelle che sono le soft skill che noi continuiamo a fornire attraverso corsi di natura frontale, lezione frontale, ma le soft skill le possiamo sviluppare in un'altra maniera. Le faccio un esempio su tutti: come si fa a affrontare l'apprendimento dell'empatia con una lezione frontale? Impossibile, io le posso dare la definizione, ma lei non avrà fatto l'esperienza dell'empatia. Ci sono dei concetti, dei contenuti che non possono essere raccontati. Ci sono contenuti che sono teorici, ma ci sono contenuti che vanno vissuti. Quindi l'aspetto laboratoriale del learning by doing, di sporcarsi le mani
come dice lei, è fondamentale in queste attività didattiche. Ecco, voi nella prima parte avete scelto come metodologia il metodo analogico del maestro Bortolato. Perché questa scelta? E poi l'Università di Foggia ha fatto anche una sperimentazione in tal senso, giusto? Giusto. Allora, il metodo Bortolato, io all'inizio ero un po' fredda, le dico la verità, perché non lo conoscevo semplicemente. All'inizio delle studentesse del TFA si sono avvicinate dicendo che era un metodo innovativo, molto famoso, molto seguito nelle scuole, ma io nel pregiudizio legato ancora ai social media, che finalmente ho superato perché li utilizzo anch'io abitualmente, pensavo fosse uno youtuber, un tiktoker, non pensavo a tutta l'aspetto teorico, scientifico, di approfondimento del maestro Bortolato. Questo tipo di sollecitazione è diventata sempre più forte nelle studentesse della scuola primaria, nelle maestre, nei corsisti del TFA Sostegno, e quindi da ricercatrice mi è sorto il dubbio e quindi la curiosità poi di conoscerlo questo metodo, di conoscere il maestro Bortolato. Così nel 2018 per la prima volta lo abbiamo incontrato in un seminario online, poi è venuto qui a Foggia abitualmente e ci siamo posti una domanda di ricerca. Se tante maestre, ha visto oggi, erano nell'ordine di 2.000 maestre, 2 milioni di bambini, manifestano una soddisfazione o un piacere di apprendere attraverso questo metodo, vediamo, lato universitario, lato della ricerca, se effettivamente questo metodo produca degli effetti in termini di apprendimento. Potrebbero non essere quelli che ci aspettiamo, cioè nell'apprendimento della matematica, magari sono legati alla motivazione, magari sono legati alle emozioni. Questo io non glielo so dire a monte della sperimentazione. Abbiamo costruito una batteria di test che indagheranno tanti ambiti, tra cui anche le emozioni, la motivazione, l'apprendimento disciplinare, e vedremo che tipo di effetti produce questo metodo. Non abbiamo pregiudizi né in positivo né in negativo, studiamo e vediamo che risultati riusciamo ad ottenere. Seconda parte dedicata alla noia. Perché? Sì. Perché noi veniamo fuori, un po' come tutte le università, dal periodo del Covid, che ha fatto disinnamorare gli studenti dall'università. Io sono qui all'Università di Foggia da circa 20 anni in vari ruoli, prima da studentessa, poi da dottoranda, e ho visto un cambiamento radicale nella presenza degli studenti all'interno dei contesti universitari. Si immagini che il primo hackathon dopo il Covid avevamo pochissime iscrizioni e siamo dovuti andare nei vari luoghi di aggregazione dei ragazzi per stimolarli a venire. Adesso, diciamo, gli eventi si autoalimentano e ci sono tantissime iscrizioni per il successo dell'attività, dell'iniziativa. Però la disaffezione non era all'hackathon, era anche alle lezioni frontali durante i corsi, avevamo 2 persone in presenza, tutti collegate da casa, e ancora oggi questa richiesta è molto forte. Quindi stiamo tornando a far rinnamorare gli studenti degli ambienti, degli spazi, della vita universitaria, dei docenti, dei momenti di socializzazione e di aggregazione. L'hackathon li costringe a stare 24 ore in un posto per risolvere un problema. Come vede, sono tantissimi, partecipano, e speriamo che poi questa competenza diventa trasferibile a tutti i momenti della vita universitaria. Bootcamp che rientra pienamente nella terza missione universitaria, sì. L'università che si apre a territorio. Questa sera siamo stati in piazza, abbiamo assistito a un bellissimo concerto rap inclusivo, sì. E mi ha colpito molto anche la partecipazione di un rapper autistico, sì. Che si è espresso meravigliosamente sul palco, e questa è una delle missioni che vi siete prefissati anche con questo progetto. È vero, diciamo, questa è anche un po' la mia visione. Secondo me l'università non deve stare soltanto nelle aule universitarie. Noi docenti abbiamo un compito, perché abbiamo tra le nostre missioni anche la terza missione, è quella di andare nei territori. Il nostro, non lo nascondiamo, è un territorio complesso. Non voglio dire difficile, perché io mi sento super accolta a Foggia, ma complesso, e capisco che ha delle criticità. Mi sento chiamata in causa in prima persona, e con me tanti altri colleghi, ha visto c'era una partecipazione del mondo accademico, universitario, del personale tecnico-amministrativo fortissima, e noi ci sentiamo di dover entrare nei meandri, nei reticoli della città di Foggia e far vedere la nostra presenza, partecipare, movimentare, animare la vita della città, proprio perché l'università non è chiusa in questi spazi che sono i nostri dipartimenti, ma dover comunicare quello che noi sappiamo fare e vogliamo comunicare all'esterno, anche al contesto della città di Foggia. Ecco, chiudiamo con un'ultima battuta.
ha detto l'università che si apre. Voi, il vostro progetto è quello di affiancare i docenti, aiutarli con sperimentazioni, metodologie, senza restare chiusi negli ambiti accademici. Quali sono i prossimi obiettivi? Allora, noi abbiamo già avviato una sperimentazione in 5 classi della scuola primaria, dove stiamo facendo questa sperimentazione con il metodo, con altrettante classi in cui, classi che sono di controllo, dove il metodo non viene utilizzato per confrontare i valori di effetti in termini di apprendimento, emozioni e memorizzazione del metodo rispetto a classi dove non viene utilizzato. Successivamente abbiamo visto, soprattutto da testimonianze di docenti di sostegno, che il metodo sia efficace con i ragazzi che sono autistici. Quindi vorremmo provare in classi di scuola secondaria di primo e secondo grado a fare una sperimentazione più sull'ambito della pedagogia speciale, per vedere se effettivamente queste evidenze che ci sono state riportate dai docenti di sostegno hanno una base scientifica e quindi magari poter diffondere e utilizzare il metodo anche nella didattica speciale o nell'inclusione o nel sostegno nelle nostre classi. Grazie professor Statoto per Grazie essere a stato con noi. voi, grazie a voi.